Allora, io inizio con una carriera come designer perché appunto alle superiori ho studiato design del tessuto e con il tempo mi sono resa conto che appunto quella non poteva essere la mia strada, ho cercato delle altre alternative che sono spaziate nell'ambito della grafica, della cinematografia e finalmente poi alla fine, nell'estate del 2021, ho iniziato ad appassionarmi a questo mondo cercando in varie botteghe qualcuno che avesse la possibilità di ospitarmi per potermi insegnare e tramite una di queste botteghe sono venuta a conoscenza della LAO, appunto, delle arti orafe e ho cercato appunto informazioni online, sono venuta a fare un colloquio. E con mia grande sorpresa, appunto, ho trovato una comunità molto accogliente, formata di persone molto interessanti che mi hanno sempre stimolato dall'inizio del mio percorso fino ad adesso. E sono molto felice di questa scelta perché mi ha dato la possibilità di apprendere, imparare nuove tecniche e approfondire anche un mondo che fino a questo momento per me era ignoto. Per me, essere una designer significa poter esprimermi sotto tanti punti di vista. Significa avere la possibilità di apprendere e creare soluzioni per dei problemi che magari altri non, una soluzione grafica per dei problemi che magari altri non riuscirebbero a trovare. Per me significa avere carta bianca, avere un foglio bianco su cui poter rilasciare tutte le mie idee e tutte le informazioni che negli anni sono riuscita ad apprendere.